Ragazze, buonasera. Allora, questa sera ho deciso di mangiare pizza e adesso vi faccio vedere come faccio l'impasto. Io questo impasto l'ho preso da Benedetta Rossi, quindi fatto in casa da Benedetta e mi è venuta l'altra volta ottima, quindi vi faccio vedere. Allora, possiamo inquadrare gli ingredienti. Dunque, abbiamo mezzo chilo di farina 00. Questa è un impasto proprio per pizza specifica. Vi faccio vedere. Allora, la farina è questa qua, la farina 00 proprio per pizza. Poi serve una bustina di lievito pane Angeli, questo è proprio quello per la pizza Mastro Fornaio. Poi servirà un po' di zucchero, un pochino d'olio d'oliva. Allora, procediamo. Io intanto qui nella ciotola ho già un pochino di acqua calda, acqua tiepida, calcolate un 400 ml, quindi mettiamo il nostro lievito, ecco che con l'acqua tiepida si scioglie, mettiamo un pochino di olio d'oliva, diciamo un 3 cucchiai, 1, 2 e 3, ok, a questo punto cominciamo a sciogliere e cominciamo a mettere la farina a poco, ecco, non serve neanche sporcarsi le mani perché direttamente si fa così con la forchetta. Andiamo sempre con la farina, ecco, perfetto. Andiamo con la farina. Come vi sembra? Quindi non occorre neanche sporcarsi le mani perché appunto con la forchetta siamo già a posto. Quindi farina, vi ricordo, mezzo chilo di farina, 3 cucchiai di olio d'oliva io ho messo, un 400 ml di acqua tiepida e una bustina di lievito Mastro Fornaio. Poi mettiamo anche, occorrono 2 cucchiaini di zucchero. Io qua ho un cucchiaio da tavola, quindi ne metterò un pochino di più. Ok, cioè la stessa quantità però con il cucchiaio da tavola. E continuiamo, come vedete già la lievitazione si sta attivando, vedete? Quindi andiamo ancora con il resto della farina. E praticamente tra qualche minuto abbiamo già finito di impastare. Vedete? Ok. Quindi già è quasi pronta. Quindi non vi sporcate neanche le mani. Io metto un altro goccino d'olio d'oliva che mi sembra un pochino asciutto l'impasto. Ok, quindi tra poco, vedete, non occorre neanche impastare con le mani. Tra poco, proprio anche in questa maniera, io metterò l'impasto in questa ciotola e lo coprirò con la carta trasparente, con la pellicola trasparente. E poi lo metterò dentro il forno con la luce accesa, spento naturalmente, però la luce accesa. Considerate, guardate, già l'impasto è pronto. Considerate che dovrà stare 1 ora e mezza, 2 ore, e praticamente diventerà il doppio. Vedete questo impasto? Ecco, mettendolo qui nell'altra ciotola. Lo mettiamo così. Praticamente fra 1 ora e mezza, 2 ore diventerà il doppio e l'impasto è fatto. Allora, ragazzi, vi faccio vedere quanto è lievitata la pasta. Adesso la stendo, accendiamo il forno. Nel frattempo ho acceso il forno così il tempo che io la stendo nella teglia
e appunto metto tutti i condimenti. Il forno si scalda. Ok. Allora ragazzi, ho fatto lievitare la pizza, ho acceso il forno e adesso l'ho stesa sulla teglia, guardate. Vedete, è tutta stesa. Ha lievitato tantissimo e allora ora passiamo a condirla. Quindi questo è un pomodoro, una passata nella bottiglia. Credo che sia pomì. Allora, io naturalmente l'ho insaporito, quindi l'ho messo in tegame, ho messo olio, ho messo sale e l'ho scaldato un pochino. Quindi adesso lo spargiamo con il cucchiaio. Ecco fatto. Io ne metterei un altro pochino perché poi in forno tutto questo pomodoro diciamo che si asciuga. Quindi abbiamo messo il pomodoro, mettiamo, no, magari il sale lo mettiamo per ultimo, mettiamo la mozzarella. Io la faccio semplice pomodoro e mozzarella perché qua in famiglia non gradiamo molto il prosciutto, i wurstel e tutte queste cose, quindi la faccio semplice pomodoro e mozzarella. Aggiungo solamente adesso il sale, quindi un pochino di sale, e poi metto questo buonissimo origano che viene direttamente da Pantelleria e che mi ha regalato una mia collega di corso quando ho fatto il corso per wedding planner. Mi pare che si chiami questa ragazza. Intanto guardate questa pioggia di origano. Ragazza, non mi ricordo come si chiama questa ragazza. Se si chiama Giusy, se si chiama Franca, non lo ricordo. È una ragazza appunto che vive a Pantelleria e che, figuratevi, per fare il corso per wedding planner prendeva l'aereo e veniva a Palermo, poi pernottava in albergo per presenziare alle lezioni. E una volta è venuta e mi ha portato questo origano e mi ha portato anche i famosi paccheri, capperi, non paccheri, i famosi capperi di Pantelleria. Benissimo, a questo punto, siccome io avevo già acceso il forno, quindi il forno già è bello caldo, a questo punto mettiamo la teglia. Ok, guardate che meraviglia. Chiudiamo e considerate che ci vorranno una ventina di minuti. Allora, ragazze, vi devo dire, regista inquadrami, che ho fatto un piccolo errore perché dovevo infornarla col pomodoro, farla stare 10 minuti, uscirla, poi mettere la mozzarella e infornarla nuovamente. Ho fatto questo errore, vediamo che cosa succede. Ok ragazzi e ragazze, la pizza è pronta, come vedete. Ora la tagliamo a quadratini e ce la mangiamo calda calda. Uscita dal forno.